Si avvicinano le primarie del 25 ottobre, giorno in cui il popolo del PD sarà chiamato a scegliere il nuovo segretario fra Franceschini, Bersani e Marino. I democratici del Piceno non si fanno però trovare impreparati e quest'oggi, per sostenere la candidatura di Franceschini, hanno accolto in Riviera l'onorevole Piero Fassino. Durante un pranzo all'hotel Excelsior di San Benedetto, Fassino ha sottolineato l'esigenza di riappoggiare nuovamente Franceschini, in barba ai tanti sondaggi che darebbero Bersani in vantaggio. I sondaggi danno in ripresa Bersani, cosa ne pensa di questi sondaggi, soprattutto che attendibilità hanno? Tanto ci sono sondaggi di segno diverso, ci sono sondaggi che danno in vantaggio Bersani, ce ne sono altri che danno in vantaggio Franceschini. Io penso che non dobbiamo metterci a correre dietro ai sondaggi, dobbiamo lavorare perché il congresso del Partito Democratico sia un grande momento di partecipazione democratica del più ampio numero sia dei nostri iscritti sia dei nostri elettori, e quanta più gente parteciperà tanto più le decisioni e le scelte che faremo saranno condivise e anche più facilmente realizzabili, quindi questo è quello a cui tendiamo. Ma la presenza di Fassino nel Piceno è legata anche all'interessamento dei vertici democratici sulla grave crisi economica che attanaglia il territorio. L'onorevole Pietro Colonnella allora sottolinea l'importanza di figure politiche di spicco che possano sottoporre questioni locali all'attenzione del governo Berlusconi. Sì, la presenza di Fassino, oltre che per illustrare la mozione congressuale a favore di Dario Franceschini, candidato nazionale del PD, è anche una presenza che si lega molto al grave stato di crisi e di disagio che c'è nel territorio piceno. Prima abbiamo avuto un incontro con gli operai della Manuli, abbiamo avuto un incontro anche presso il partito con CGL CISL UIL, con il sindacato, in cui qui è venuta fuori lo stato drammatico della situazione delle fabbriche, degli operai, del lavoro, le difficoltà delle imprese che non hanno credito. Bisogna che la politica, a partire dal governo nazionale, invece di occuparsi di falsi problemi come i dialetti o tutti questi, diciamo, gossip vari, si occupi invece dei veri problemi dei cittadini,